Ragazzi, buonasera a tutti voi. Allora, video serale, sono svolti due anticipi. Atalanta batte Genova 2-1. Come era ampiamente prevedibile, la squadra di Gasperini continua la sua corsa inarrestabile verso la Champions. Batte anche un Genova che nel primo tempo cerca di resistergli. Nella ripresa, la squadra di Gasperini legittima una vittoria importantissima e sale addirittura al terzo posto scavalcando l'Inter. Cosa dire di questa squadra, ragazzi? Io non capisco come ci possano essere ancora tifosi della Roma e youtubers della Roma che sperano ancora in una qualificazione Champions dopo aver visto come gioca questa Atalanta, una squadra veramente ben messa in campo, una squadra che lotta, che corre, che è determinata, che ha dei giocatori veramente, veramente forti che potrebbero giocare in squadre molto più blasonate. Una squadra che non si arrende, che cerca sempre di arrivare al risultato tramite il gioco, cosa che assolutamente è mancata quest'anno alla Roma. Fattore grinta, fattore determinazione, fattore convinzione e mentalità. L'Atalanta, ragazzi, merita di andare in Champions. Alle 18 si è giocato anche Cagliari-Lazio. Lazio corsare a Cagliari vince 2-1. Si riprende dalla scoppola presa in casa domenica scorsa dall'Atalanta e torna in corsa anche lei per un posto in Europa League. Stasera Fiorentina-Milan che è appena iniziata. È l'ultima spiaggia per il Milan che è costretta alla vittoria per sperare anche lei in un posto Champions. Però il Milan, attenzione, ha i vantaggi degli sconti diretti, per cui se arrivasse a pari punti con l'Atalanta andrebbe il Milan in Champions. Se non ricordo male, non vorrei dire una castroneria, ma mi pare che sia così. Per cui il Milan è costretto a vincere stasera e a rimanere a 3 punti dall'Atalanta. Poi deve sperare che l'Atalanta con la Juve domenica prossima allo Stadium con la festa scudetto perda, che venga agganciata a pari punti. A quel punto l'ultima giornata vincono tutte e due. Dovrebbe essere il Milan andare in Champions. Anche se stasera la Fiorentina venderà sicura, secondo me, molto cara la pelle, nonostante non abbia più obiettivi di classifica. Che dire della vigilia di Roma-Juventus? Questa partita assume un contorno molto molto diverso da quello che sarebbe potuto essere fino a domenica scorsa. Perché se la Roma domenica scorsa avesse vinto, sarebbe rimasta attaccata all'Atalanta a un punto. Diciamo che quest'oggi, domani, sarebbe sicuramente stato fondamentale vincere, ma avrebbe anche potuto puntare a un pareggio e sarebbe rimasta un minimo in corsa la Roma, sfruttando poi la sconfitta di domenica eventuale dell'Atalanta. Però, ragazzi, il discorso è un altro. In questo momento la Roma rischia anche la qualificazione in Europa League, attenzione, perché se domani dovesse perdere, e non è poi così lontano da essere una cosa che possa accadere, e il Torino comunque vince anche domani in casa, mi pare che ci sia domani Torino-Empoli se non sbaglio, o Frosinone, non mi ricordo ragazzi sinceramente, la Roma rischia seriamente anche di non andare in Europa League. E le altre squadre dietro corrono, nonostante anche loro abbiano degli alti e bassi, ma hanno più convinzione nei loro mezzi, più determinazione, più grinta di una Roma che quest'anno è mancata proprio in questo. Per cui ragazzi, occhio perché domani o la squadra reagisce veramente da squadra e fa una partita nella quale puoi anche perdere, puoi vincere, puoi pareggiare. Ma devi sicuramente riuscire a portare a casa almeno un punto per poi assolutamente vincere le ultime due a Sassuolo in casa col Parma. Altrimenti, signori, sarà addio all'Europa in maniera definitiva, che sia Champions che sia Europa League. E visto come la Roma ha perso dei punti assurdi quest'anno con tante squadre, diciamo che se lo merita anche. Si merita di non andare in Champions League e soprattutto si merita di non andare all'Europa perché tu hai perso dei punti sanguinosi nel corso della stagione. La Champions non l'hanno vinta l'Inter, l'Atalanta, il Milan, l'ha persa la Roma, ragazzi.
Perché se andiamo a analizzare tutti i punti persi in maniera assurda e vedi elenco quelli più eclatanti, 2-0 in casa con il Chievo, 2-2, due punti persi, 2-1 a San Siro con il Milan all'ultimo minuto in cui tu fai un errore clamoroso e metti Cutrone davanti alla porta che ti segna il 2-1 e che soprattutto manda il Milan in vantaggio negli scontri diretti, un punto perso e sono tre. A Cagliari vinci 2-0. Vinci 2-0 a 10 minuti dalla fine, Cagliari 9, riesci a farti pareggiare all'ultimo secondo, altri due punti persi e sono 5. Casa dell'Atalanta, vinci 3-0 e ti fai recuperare 3-3 rischiando anche di perdere, altri due punti persi e sono 7. E l'ultima di domenica scorsa con il Genova, che bastava gestire la partita in maniera da grande squadra per portare a casa la vittoria dell'1-0 invece di pareggiare, rischiare anche di perdere. Altri due punti e sono 9 punti. E io sto parlando solo delle partite più eclatanti, ragazzi. Con 9 punti in più in classifica, la Roma sarebbe stata terza tranquilla. Sarebbe stata Champions League già acquisita da oggi. Non ci sarebbero stati problemi. Ma la stagione della Roma è stata tutta un fallimento. 6 punti persi con la Spal, con tutto rispetto con la Spal. Perdi a Bologna, perdi a Udine. Ragazzi, quest'anno veramente si è assistiti a delle cose inqualificabili a livello di risultati, di atteggiamento e tutto quant'altro. Per cui la Roma quest'anno si merita quello che gli sta succedendo. Si merita quello che gli sta succedendo. Per cui io, ragazzi, non sono molto ottimista. Spero comunque in una qualificazione in Europa League perché comunque un minimo di soldi entrerebbero, comunque in Europa ci rimani anche se è in quella minore, ma visto l'andazzo delle ultime giornate con gli altri che corrono e noi che continuiamo a perdere punti assurdi, io penso veramente ragazzi che la Roma rischi di non andare neanche in Europa League. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e ci sentiamo domani. Per analizzare Roma Juventus, la formazione ancora non è ufficiale. Comunque dovrebbe giocare Mirante in porta, difesa titolare con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Dovrebbe rientrare Danielino De Rossi a formare un tridente di centrocampo con Zaniolo e Pellegrini. Davanti dovrebbero giocare Dzeko, Kluivert ed El Shaarawy. Vedremo se sarà questa la formazione. Ci vediamo domani per analizzare la partita. Ciao ragazzi, e sempre Forza Roma.